La guerra e la crisi ambientale, ma anche le vite dei profughi o dei passeggeri della metropolitana di Tokyo. Le stanze della fotografia a Venezia ospitano una mostra dedicata al lavoro di Paolo Pellegrin, uno dei più importanti fotografi internazionali, membro dell'agenzia Magnum dal 2005. Esposti nell'architettura mobile dello spazio sull'isola di San Giorgio, oltre 300 scatti che attraversano tutta la carriera di Pellegrin, con anche un reportage inedito dall'Ucraina. Fotografie che hanno valenza etica ed estetica, ma che sono pure documenti del nostro tempo, in un certo senso prove di ciò che accade nel nostro mondo. Sono documenti che possono, diciamo, essere anche impugnati, cioè, in un secondo momento, cioè, per evidenziare delle cose, dei crimini, nelle sedi e lo vediamo, cioè, cosa succede all'AIA piuttosto che, cioè, la fotografia viene usata, cioè, come strumento, cioè, così, di testimonianza. Cioè, Testimonianza è quindi una parola chiave che prende sempre maggiore consistenza mano a mano che ci si addentra nella mostra, significativamente intitolata L'orizzonte degli eventi, in riferimento alla fisica e al punto di non ritorno nei pressi di un buco nero, luogo nel quale il tempo diventa ineluttabile e contemporaneamente si ferma. In un certo senso, come accade nella fotografia, che, secondo la curatrice Annalisa D'Angelo, è lo strumento attraverso il quale il lavoro di Pellegrin prova a uscire dal buco nero della storia. Questo è il lavoro di Paolo Pellegrin, è l'incontro con gli altri, portare se stesso all'interno di un contesto e senza mai di giudicarlo, cercare di comprenderlo e se non lo capisco decido di tornare. Questo è il suo motto. Quindi è una mostra fatta di emozioni che ci racconta dell'importanza delle connessioni, tutto quanto è connesso. Una connessione che assume spesso aspetti problematici, come nel caso delle indagini di Pellegrin sul tema della sorveglianza o dell'intelligenza artificiale, ma anche nei lavori su Guantanamo o sulle vittime del conflitto arabo-israeliano, ma che vive al tempo stesso di un'umanità profonda, di uno sguardo di vicinanza che è la forza di questa fotografia. Tutti i suoi lavori sono il frutto di un pensiero e di un pensiero politico. È un fotografo che ha il coraggio di prendere posizione e di dire quello che pensa. Io credo che in questo momento la fotografia non abbia bisogno di eroi o di persone che rischiano la vita, ma ha bisogno di persone capaci di assumersi delle responsabilità. Una responsabilità che si manifesta anche quando il fotografo scatta la sua immagine, quando decide, in un momento di solitudine profonda, come dare ordine al mondo e al caos che si trova di fronte. Questo gesto semplicissimo, cioè, in realtà si racchiude una cosa complicatissima, cioè, e ogni volta diversa. Cioè, quindi sì, in quel momento sei così. Io mi sento pienamente solo. L'Orizzonte degli Eventi è la seconda grande mostra delle stanze della fotografia, un progetto voluto da Marsilio Arte, che pubblica anche il catalogo, e dalla Fondazione Giorgio Cini, e prosegue l'esperienza di indagine sulla fotografia della Casa dei Tre Oci. L'esposizione dedicata a Pellegrin è aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024.